Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. A un passo dal Natale, l'attenzione si concentra non sulle ricorrenti polemiche che di questi giorni si fanno sul Natale consumista, sul presepe che è oggetto di continue contestazioni, ma sull'essenziale. Alla vigilia del Natale il nostro sguardo è attirato da due donne, e chi più della donna potrebbe in qualche modo lasciarci intendere che cos'è la nascita. Sono due donne diverse, una giovanissima, Maria, forse una quattordicenne, che decide di andare dalla sua anziana cugina Elisabetta. Entrambe sono segnate da una imprevista gravidanza, e quello che colpisce di questo incontro, che è stato immortalato da tanti artisti, è proprio la leggerezza dei corpi che si incontrano, questo incrocio di parole e di silenzi, di gesti e di pensieri, al punto che il figlio di Elisabetta, che è già di 6 mesi, Giovanni, addirittura sobbalza dentro di lei, e questo accade appena egli ode la voce di Maria. Questo sussulto del Battista è in qualche modo la prova più evidente che questo incontro è un incontro di due persone, che ci fa intendere quanto sia importante per considerare il Natale questa dinamica della presenza fisica intracorporea. Perché sottolineo questo aspetto? Perché ai nostri giorni abbiamo tante altre possibilità, con i nuovi linguaggi, di entrare in comunicazione, e sono sicuramente delle straordinarie opportunità. Ma non dobbiamo mai dimenticare che la prima, più originaria forma di comunicazione è quella vis-à-vis, faccia a faccia, a tu per tu. Quanti equivoci, verrebbe da dire, spesso anche nei rapporti interpersonali, quelli di natura affettiva più delicata, nascono da questa sorta di schermo che è costituito dai dispositivi elettronici. Quanta confusione si ingenera se evitiamo il faccia a faccia, l'incontro fisico che ci consente di sperimentare chi è l'altro. Elisabetta e Maria sperimentano la forza di questa novità che entrambe le coinvolge, perché non si sottraggono a questo incontro e aiutano anche noi a riscoprire in questo tempo del Natale l'importanza di andare ad incontrare le persone che desideriamo, a cui vogliamo bene, evitando scorciatoie. Perché vedete, c'è una luce fredda e una luce calda, noi sappiamo distinguerla. La luce fredda illumina, ma in qualche modo crea distanza. È un po' appunto come la luce che si sprigiona certe volte dai nostri mezzi elettronici, ha la chiarezza dei dati, delle cifre, ma non ha la capacità di avvicinare i cuori, le persone. Natale è possibile se evitiamo qualsiasi forma di schermo tra noi e gli altri, e se riscopriamo la forza dell'incontro faccia a faccia. Questa sottolineatura del corpo a corpo ci è stata in qualche modo richiamata anche dalla seconda pagina, la lettera agli Ebrei, di cui abbiamo ascoltato un frammento, nella quale si dice che perfino il rapporto con Dio non si gioca tanto su un culto esteriore, quanto sull'offrire il proprio corpo. Un corpo, dice il testo, mi hai preparato. Tu non hai voluto e non hai gradito né offerte né sacrifici. Ecco, io vengo per fare la tua
volontà. Questo brano ci dice una cosa originale del cristianesimo che talvolta smarriamo, e cioè dire che ciò che ci mette in contatto con Dio è innanzitutto il nostro corpo, cioè la nostra esperienza, quello che facciamo. Gesù, vedete, non era un sacerdote, non era neanche uno appartenente alla classe sacerdotale, e sapeva però mettere in contatto con Dio proprio a partire dalla vita quotidiana, da quella che è l'esperienza spicciola. E mi pare che questo sia un richiamo anche a noi per il Natale, a riprovare, a sperimentare la fede non solo in momenti come questi, che sono necessari, ma non sono sufficienti se non troviamo anche dei momenti più domestici, più informali, più semplici, più immediati, in cui sperimentare la nostra fede. E da ultimo, mi pare che il profeta Michea, che abbiamo ascoltato come prima pagina, ci dica un'ultima avvertenza per vivere il Natale: non solo privilegiare questo incontro faccia a faccia, non solo privilegiare la vita quotidiana e non soltanto i momenti della liturgia, ma anche quello di far leva su tutto ciò che è veramente piccolo. Dice Michea: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Ciò che è più piccolo, ciò che sembra segnato dal limite, ciò che sembra insignificante, si rivela invece come ciò da cui può sbocciare la vita, ciò da cui può emergere la fiducia, da cui può straripare la speranza. E mi veniva da pensarlo, e chiudo, ieri sera, durante una bella lettura della Laudato Si, che è stata fatta presso la cooperativa Locomotiva, intitolata Laudando, intervallata da alcune parole di Andrea Paolucci, un giovane laureato autistico, che dal suo mondo è riuscito a far emergere queste parole che dicono come il piccolo, ciò che è segnato dal limite, ciò che sembra essere destinato a soccombere, è invece proprio ciò da cui si sprigiona la luce, la speranza, la fiducia. Dice Andrea: siamo polvere che plasma il cuore e ospita una potente anima. Percepiamo meraviglie divine e talvolta, anziché danzare, creiamo immenso dolore. Dal suolo dovrebbero germogliare i frutti per il suo sostentamento e fiori e alberi per elevare il pensiero al di sopra della cattiva condotta e della sofferenza che reca, senza rispetto della vita umana. Il Dio degli uomini ha seminato bellezza e ha chiesto loro di farne meraviglie. Perché deridere l'unico senso vero dell'umana sorte? Bellezza che aspetti paziente lì dove i fuochi fatui degli uomini ti gettano in pasto alle belve. Non sei raggiungibile se non quando invadi il cuore e spalanchi gli occhi della mente, che più non confonde le percezioni del mondo. A Natale questo è l'augurio che ci dobbiamo fare, che nasca nel nostro cuore, come traspare dalle parole di Andrea, perché rinascesse anche mille volte a Betlemme, se non rinasce nel nostro cuore, è tutto inutile.